Cari amici di Radio Maria, buona domenica a tutti, che la luce di Cristo risorto illumini le nostre menti, il suo amore riscaldi i nostri cuori e ci guidi nel cammino verso il cielo, che è la meta a cui dobbiamo tendere. Oggi, cari amici, è la 27ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo ci presenta i discepoli che dicono a Gesù: Signore, accresci la mia fede. Allora Gesù dice due parabole per illustrare l'importanza della fede e come deve essere la fede. Prima di tutto dice: se voi aveste una fede piccola come un granello di senapa, ma fosse una vera fede, cioè autentica, voi poteste dire a un gerso: sradicati e va a radicarti nel mare, e il gerso obbedirebbe. Voi sapete che il gerso è una pianta che è anche centenaria, ha radici molto ampie, quindi questo fatto che un gerso si sradichi e vada a piantarsi nel mare sta a indicare che la fede è tale per cui, come ha detto una volta la Madonna, si possono sospendere anche le leggi della natura, perché ovviamente è la fede che chiama in causa l'onnipotenza di Dio. Allora, la prima domanda che dobbiamo farci, cari amici, cioè quale fede chiede Gesù? Ma anche gli stessi discepoli, perché dicono accresci la nostra fede? Perché Gesù, cari amici, chiedeva la fede in lui. Cioè quella fede che normalmente il popolo ebraico rivolgeva a Yahweh, lui la chiede in lui, dicendo appunto che il Padre è colui che lo ha mandato. E quindi che lui e il Padre sono una cosa sola. Quindi, quando Gesù chiede la fede, chiede quella fede che è distintiva del cristianesimo. Cioè noi non chiediamo soltanto che Dio esiste, ma chiediamo che Dio si è fatto uomo. Anzi, crediamo che Gesù è Dio. Quindi per noi Dio è Gesù. Chi è Gesù? È il Verbo del Padre che si è fatto uomo, il Figlio di Dio che si è incarnato e quindi, attraverso la santa umanità di Gesù, noi vediamo il Padre. Come Gesù ha detto a Filippo, che gli chiedeva: Maestro, mostraci il Padre. E Gesù risponde: Filippo, chi vede me, vede il Padre. Quindi, cari amici, questa è la fede distintiva del cristianesimo, che non è una fede in un Dio che va bene per tutti, come oggi è di moda, dicendo che tutte le religioni sono uguali e c'è un Dio che va bene per tutti. Questo Dio che va bene per tutti è un idolo che ci inventiamo noi, perché l'unico vero Dio è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E per conoscere il Padre dobbiamo conoscere il Figlio, e soltanto attraverso il Figlio abbiamo accesso al Padre. Quindi questa è la fede, cari amici, che deve crescere in noi in un momento in cui, e anche in tante parti del mondo cristiano, si pensa che Gesù sia un profeta come tutti gli altri, sia un grande maestro di religioni. E io vedo che anche i libri che parlano di queste cose, cioè che riducono Gesù un sapiente, sono libri che vanno molto di moda. Ma questa è la dissoluzione del cristianesimo, è la riduzione del cristianesimo a una religione umana. Quindi noi, prima di tutto, anche noi dobbiamo dire: Signore, accresci la mia fede in te, che sei il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, e anche chiedere questa grazia di credere tutte le altre verità della fede e della divina rivelazione che emanano da questo punto fondamentale della fede, che è appunto il mistero della Santissima Trinità, il mistero dell'incarnazione e il mistero della redenzione. Quindi chiediamo a Gesù proprio questa grazia di avere una fede completa, una fede totale, una fede che non nasconde le verità, una fede che non le emargina, una fede che non è fede fai da te, ma che è adesione a tutta la verità che Dio ci ha rivelato e che la Chiesa conserva e insegna. Poi Gesù però dice un'altra parabola che sembra difficile da capire, ma in realtà è molto concreta. Cioè Gesù dice che se anche voi, con la grazia della fede, doveste compiere chissà quali miracoli, quali lavori nella vigna del Signore, quali realizzazioni nella vigna del Signore, sappiate che siete dei servi inutili, che
al termine delle vostre fatiche dovete molto semplicemente dire: siamo servi inutili e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Quindi avere anche questa consapevolezza che la fede ci eleva, ci fa figli di Dio, ci dà la possibilità di compiere meravigliose opere, ma sempre attraverso la grazia di Dio, e quindi noi in un certo senso siamo veramente servi inutili. Cioè Dio poteva usare altre persone, poteva usare altri strumenti, e non dobbiamo neanche compiacerci dicendo ma però tanto ha scelto me, ma ha scelto te perché eri il peggiore di tutti. Questo si poteva veramente dire, perché questo la Madonna qualche volta l'ha detto nelle sue apparizioni. Quindi avere la gratitudine della fede, l'umiltà della fede, la fermezza della fede, come ci esorta la Madonna, state fermi e saldi nella fede in questo tempo di incredulità, in cui credere in Gesù Cristo, figlio di Dio, significa andare controcorrente. E quindi dare testimonianza coraggiosa della nostra fede senza timidezze e senza paure. E con questo, cari amici, abbiamo terminato la nostra breve riflessione. Adesso concludiamo chiedendo la benedizione di Dio, Santissima Trinità, per la intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Regina della Pace, prega per noi.